9 ottobre si parlerà della settimana mondiale dell'investitore. Dal 19 ottobre, solo la giornata del 19 ottobre, sarà la giornata dell'educazione assicurativa. E invece dal 24 al 30 ottobre sarà la settimana dell'educazione previdenziale. Quindi nel mese di ottobre, mese dell'educazione finanziaria, ci saranno questi tre momenti forti in cui noi ci saremo. È giusto anche dire che noi, da quando ci siamo conosciuti, 2015, abbiamo attivato questo progetto di educazione finanziaria sul territorio, che realizziamo con dei corsi, ma anche con dei convegni che noi teniamo durante l'anno nei più diversi argomenti che riguardano il settore finanziario. E soprattutto noi abbiamo sempre creato dei corsi specifici per portare avanti l'educazione finanziaria sia per ovviamente le persone sia per le aziende. Ti fermo un attimo Alessandra, ma anche è vero quello che stai dicendo, ma ringraziamo il Comitato dell'Educazione Finanziaria che ci accoglie tramite le vostre università, perché l'ente promotore con l'istituto Manale Montepulciano, noi come Your Solution, proponiamo queste cose, devono essere poi accettate dal Comitato dell'Educazione Finanziaria, che fa parte anche della Banca d'Italia, vagliano gli argomenti e ci chiedono sempre, ma lo fate in presenza, lo fate in digitale? Questa cosa mi permette, delle nuove università, di essere, vuoi con la Magna Carta in digitale in tutta Italia, vuoi con l'Università Popolare di Cremona, anche, e ci arriviamo, a degli eventi in presenza, speriamo di continuare a farli, e con la TV, con Well TV, continuiamo a fare anche su Sky, canale 810 in streaming, dappertutto, la divulgazione dell'educazione finanziaria ovunque. Quindi segnalo sempre al Comitato di Educazione Finanziaria che ci saranno degli eventi fisici che possono essere trasformati immediatamente in digitali o in contemporanea, perché dobbiamo adattarci alla situazione. Certo. E come diceva prima Francesco, allargare la base di conoscenza a tutta Italia e ovunque, perché Sky qui siamo in tutta Europa, ci vedono dappertutto, in streaming dappertutto, poi carichiamo su YouTube e sui social, la pagina dell'Università Popolare di Cremona su Facebook, della Magna Carta su Facebook, Your Solution, la mia pagina personale, LinkedIn, da per Instagram, ovunque dove si possa comunicare, perché lo strumento è importante. Dico sempre che col coltello si può tagliare il pane, il salame, tagliarmi un dito o tagliare te. Dipende come usiamo lo strumento. Noi social li usiamo cross mediali, nel senso TV, presenza e online. Vero Francesco? Verissimo. Io colgo l'occasione che mi hai